Luis si muove, ma c'è poca fluidità in questo attacco dei Seattle Sonics. In questa soluzione alla fine la palla va dentro per Vin Baker, classico movimento sul perno, due punti per bisogno di un rimbalzista con giocatori come Rashard Lewis e Vin Baker, che pur essendo molto alti giocano di finezza. Ecco Baker per esempio che fronteggia, vola via Vladivostok, non c'è possibilità di aiuto questa volta indisturbato di Rashard Lewis, apertura per Brent Barry, posizione profonda all'interno dell'area per Vin Baker. Divas peraltro tratta così in questa stagione, sta facendo il massimo in carriera, è addirittura attorno al 46% per quello che riguarda la realizzazione. Lui che lo scorso anno si era fermato al 39%, qui a proposito di buoni tiri. Cioè, Wilkins ad Atlanta non sapeva neanche come mi chiamasse. Niente, esatto. Adesso però ci sono stati anche dei periodi di Chris, che non è propriamente il nome di Pollard. Comunque, penso che lo riconoscano bene. Cosa a Philadelphia? So che non c'è il tubole, questo già dovrebbe essere garanzia di felicità. Non finisce lì purtroppo, Baker 2 in abitamento. Proprio bene come tecnica, Hidayet Turkoglu. Il tiro da 3 prima o poi entrerà in questa partita per Sacramento. Bel rimbalzo d'attacco di Vin Baker. Condizioni fisiche, gioca e mantiene fisicamente il passo e è migliorato per alcuni aspetti dal punto di vista fisico. Peraltro nei suoi confronti i Sonics sono esposti con un contratto. Veramente dalla formazione di Coach Adelman recupera il palleggio Payton, palla dentro a 45 gradi, bello uno contro uno di Vin Baker contro Pollard, poi due volte a rimbalzo e vedete che a rimbalzo d'attacco Baker ci... Baker deve spendere un fallo e questi falli alla fine li pagano. Baker in quell'uno contro uno sulla riga di fondo, che ai tempi di Milwaukee gli valse abbastanza, diciamo così, affetto tra i problemi di Schultz, che si consola con Starbucks, direi. C'è il fatto che lui sta con il pallone contro un cameraman, ancora zingarata di Payton che tira fuori una cosa più che discreta, trasformata da Vin Baker in due plate. Cowboys e Colorado Buffaloes, palleggio per Michael Bibby. Bibby cerca di difendersi ma Baker per il più 6 di Sacramento, ultimi 8 minuti e mezzo di partita. Vin Baker che fronteggia contro Pollard, in ritardo questa volta la difesa e pagano i Kings. Il rimbalzo di Lewis tira proprio male Sacramento, però continua ad avere lunghi momenti della partita in cui rimane 0-0 nel parziale. Vola a terra Diva. La loro stagione adesso muoiono con la palla in mano e quindi violano il tabù del stare sotto i 100 punti e non vincere.